Sulle questioni concrete, diciamo, da amministratore comunale. Ma perché c'è comunque un problema di fondo. Adesso poi magari parliamo anche di quello che facciamo, cioè del fatto che comunque in questo anno in Consiglio Comunale non è che abbiamo fatto solo proteste, anzi. Però c'è un discorso di fondo da fare, cioè la situazione sta andando a rotoli in tutti i campi, cioè dalla manutenzione delle strade, all'assistenza agli anziani, la sanità, la scuola, cioè, perché non ci sono soldi. O meglio, non ci sono soldi, poi bisognerebbe capire perché continuano ad esserci sprechi, stipendi d'oro, appunto, costi della politica, eccetera. Ma anche se togliessimo quei soldi lì, probabilmente non ne avremmo abbastanza per continuare a mantenere tutto il livello di welfare e di attività. Ecco, posso introdurmi solo un secondo? Possiamo risottolineare questo passaggio? Perché è importante. Allora, salvo il fatto che vanno rasati tutti gli sprechi, spero di essere chiaro in questo senso, che sono assolutamente d'accordo sul fatto che bisogna rasare tutto quello che è costo inutile della politica. Questo non risolve il problema economico. Sì, cioè in sé la quantità di soldi spesa nella politica è enorme, è assurda, ma comunque non è abbastanza da risolvere tutti i problemi economici dell'Italia, assolutamente. Cioè tagliarli è una questione di rispetto, di sobrietà, non, cioè, con quelli non che comunque si possono fare alcune cose, certo, ma non si può risolvere il problema economico di tutti. Per cui c'è un problema di fondo che in realtà è legato all'ottica con cui viene gestita l'economia, cioè tutti i nostri enti pubblici sono indebitati. Il Comune di Torino ha 4 miliardi e mezzo di euro di debiti, una cifra enorme, perché il Comune di Torino ha un bilancio di 1 miliardo e 2 ogni anno, quindi è quasi 4 volte, 4 anni di bilancio del Comune di Torino. La Regione 8 miliardi, mi pare. Lo Stato italiano 2 mila miliardi di euro, cioè tutti i nostri enti pubblici sono indebitati e quindi sempre più i pochi soldi che ci sono vengono orientati a pagare gli interessi sul debito, a ripagare quindi questo debito, invece che a spenderli per la manutenzione delle strade, la sanità, eccetera, eccetera. E questa roba è un processo sostanzialmente che non si riesce a rovesciare, cioè ogni anno ci sono più interessi da pagare perché il debito continua a aumentare, perché comunque si continuano a spendere soldi e quindi ci sono sempre meno soldi per le attività veramente produttive che servono. E quindi finché non si riesce a spezzare questa catena, non se ne esce. E quindi finché abbiamo un governo a livello nazionale, ma poi anche a livello locale, perché poi comunque anche qui il centro-sinistra, centro-destra, tutti hanno sempre quest'ottica, hanno degli amministratori che puntano come obiettivo numero uno a pagare i debiti alle banche e come obiettivo numero due, con quel che avanza, se avanza qualcosa, a non tagliare troppo, è chiaro che non si arriva da nessuna parte, si continuerà a tagliare e la situazione sarà sempre peggiore, però il risultato è quello che vediamo, cioè tasse che aumentano da una parte, gente che si uccide, gente che non ce la fa più, il taglio dei servizi, e non è una situazione possibile, cioè non è possibile che l'economia funzioni in questo modo e quindi che pur di pagare i debiti costringiamo le persone ad ammazzarsi, cioè non è accettabile comunque, e quindi bisogna prendere in mano l'economia e cambiare la logica, cioè piuttosto dire non ripaghiamo il debito oggi, lo rinegoziamo, lo ripaghiamo fra 2 anni, fra 10 anni, dateci il tempo di ripartire, lo paghiamo con calma, cioè, però non si può partire dal dogma che bisogna pagare prima il debito e poi se avanza qualcosa meglio così non si ammazzano in troppi, come purtroppo sostanzialmente hanno detto anche alcuni ministri, dicendo ma l'importante è che il tasso dei suicidi sia più basso di quello della Grecia, cioè non è questa, non è una logica accettabile da nessun punto di vista. E quindi però finché non si arriva lì a cambiare la logica a livello nazionale è difficile cambiare il trend. Poi ci sono comunque tante altre cose che si potrebbero fare, in particolare c'è un costo della politica nascosto, non diretto, che è il costo delle opportunità perse, nel senso che noi abbiamo una classe politica vecchia, incompetente, scelta per raccomandazione, parenti, cioè, tutto insieme fa sì che il nostro Stato succhi un sacco di risorse e non sia in grado di far partire i settori che potrebbero veramente creare un po' di lavoro, le nuove tecnologie, la ricerca, eccetera. Perché se la maggior parte dei ricercatori universitari sono assunti per raccomandazione, è chiaro che magari la nostra ricerca scientifica non sarà più tanto di eccellenza, anche se poi per fortuna ancora lo è in molti campi. Se tutti i dirigenti degli enti pubblici sono parenti raccomandati, è chiaro che l'ente pubblico non riuscirà neanche a dare quel minimo di servizi che servono a un'azienda per poter sopravvivere, a fronte di tasse che sono le più alte d'Europa. Quindi forse quello è il vero costo della politica. Cioè bisogna cambiare la classe dirigente, perché anche solo mettendo persone minimo competenti nei vari posti, già solo con quello si può far ripartire qualcosa.